Mister, partire forte, finire ancora più forte, aveva detto alla vigilia. L'Aquila oggi ha eseguito alla perfezione questo dettame 6-0 che lascia poco spazio a interpretazioni. Non dovevano esserci e così è stato. Avevo chiesto, come ho detto ieri ai ragazzi, di fare il massimo e in modo da innanzitutto rispettare quelle che sono, quella che è la lealtà relativa al campionato, quindi non abbiamo falsato il campionato innanzitutto e avevamo un conto in sospeso, quindi adesso va bene. Prossima partita, semifinale con la Torrese, una settimana per prepararla. Intanto oggi godiamoci questa fine di campionato, nel senso, i giocatori è giusto che godano di questa fine di campionato, noi da domani lo staff ci riuniamo, siamo qua al campo per iniziare a preparare la partita di domenica, che chiaramente è partita da dentro fuori, quindi partita importantissima, non è che lo dobbiamo dire qua, insomma, tutti sappiamo il valore di questa partita, con una carica in più l'affronteremo. Al Ciopalena forse una sconfitta anche troppo larga nelle proporzioni per lo Spoltore, adesso testa questa finale play-out. Sì, beh, obiettivamente la sconfitta è pesante, 6-0 fa male, ecco. Però la sconfitta è meritata, quindi niente, adesso testa ai play-out. Era già difficile prima di questa partita la salvezza diretta e quindi ce la giocheremo tutta nei play-out. Tempo per preparare questa partita ce n'è, da dove si riparte? Beh, si riparte dalla consapevolezza che ce la giochiamo ai playout, quindi i playout sono partite a sé, anche se noi partiamo con un piccolo vantaggio, quindi niente, ci mettiamo tutta la testa e la volontà negli allenamenti per cercare, ecco, questa salvezza che ce la meritiamo, io dico che ce la meritiamo.